Antonio Tocometto, Presidente del Comitato Interministeriale per la Cooperazione Economica. Lorena Pompeo, Presidente ADP, l'Associazione Dirigenti Pubblici. Stefano Musilla, Presidente e Tele Manager. Giorgio Fugioni, Presidente CILA. Prima di passare ai saluti istituzionali del Presidente e del Manager Fabrizio Molise, Antonio Cornelli e di Giovanni Savini, che si sono adoperati e impegnati affinché questo evento potesse insomma essere realizzato nel nostro territorio, due parole a questi ragazzi che Antonio Cornelli, pensando appunto da manager, ha voluto in queste prime file. Vi pregherei di partecipare in maniera molto attiva a questo dibattito, perché non è un incontro istituzionale. Mi permetto anche di utilizzare un linguaggio poco istituzionale, dicendo che i nostri relatori, quelli che sono stati scelti dalla Federal Manager Abruzzo e Molise e dalla GDP, non amano parlare in volcanese, hanno solo voglia di darvi dei contenuti precisi su che cosa significa pensare da manager. Ecco, alla fine di questo percorso sarebbe molto bello se ciascuno di voi realizzasse un quesito, una domanda ai nostri relatori, per far capire che il messaggio è arrivato, che siamo stanchi di avere una stampa che ci parla in continuazione dei cervelli in fuga, e soprattutto pretendiamo una risposta dalla managerialità del nostro territorio. Grazie. Gloria Gormelli per le voli di casa, Luciano D'Alfonso arriverà, ci ha detto una, diciamo, che altre conclusioni. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Siamo ancora in fase di accredito, vedo, eh? Allora aspettiamo un attimo. Io dico una volta sempre poi che la signora è un problema senza una situazione di danza, una situazione di danza psicologica. Allora, io ringrazio innanzitutto di questa presenza che è sintomo di una ritrovata attenzione sulla nostra associazione, sul nostro ruolo di manager. Dicevo, per tanti anni siamo stati visti un po' come una sorta di massoneria, con la difficoltà di uscire fuori, quasi timorosi. Poi forse noi stessi in qualche maniera avevamo una condizione di soggettività in cui ci sentivamo quasi privilegiati di essere lì. Nel tempo abbiamo scoperto che non solo non le eravamo, ma forse eravamo in credito con qualcosa. La nostra oggi è una giornata particolare, particolare soprattutto per due ordini di motivi. È l'assemblea annuale, che ha una cadenza particolare perché sono passati tre anni, e dopo tre anni si rinnovano le cariche. Proprio questa mattina abbiamo rinnovato gli organi statutari, che sono essenzialmente quattro: il presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei provvedimenti e il collegio sindacale. Diciamo, noi abbiamo ridotto naturalmente il numero delle presenze. Stefano, Giorgio, penso che avevamo un consiglio direttivo che era di 17 unità, l'abbiamo portata a 9, abbiamo ridotto naturalmente, di questi 9, anzi a 8, a 8 più il presidente, di questi 8, 3 sono confermati della vecchia giunta, del vecchio direttivo, 5 sono completamente nuovi. Sono per cui è indice pure di un'organizzazione in grado di rinnovarsi, di trovare nel proprio interno delle risorse nuove. Io, per questi colleghi che sono stati eletti e che con me sono stato confermato come presidente, che
e com'è avranno l'onore e l'onere di gestire l'organizzazione, vi propongo un cordiale ed affettuoso applauso. Nel momento dei ringraziamenti devo e nel momento del ringraziamento devo e amo ringraziare prima di tutto il dottor Giovanni Sannini, vicepresidente dell'AICP, dell'Associazione Italiana Giovani Dirigenti Pubblici, l'associazione così si chiama, per colpa mia. Però dai, per essere dirigenti siete ancora giovani, dai, diciamocelo pure, perché purtroppo la dirigenza, c'è un articolo qualche tempo fa per salute il professor Mario Bonavecchia, che è arrivato in questo momento, e diciamo, con Giovanni abbiamo cominciato insieme questo percorso, ci siamo conosciuti da poco, abbiamo cominciato questo percorso e diciamo, ma facciamo qualcosa insieme, mettiamo insieme le nostre esperienze, vediamo di fare, e questo è il frutto di quell'idea che devo dire in qualche maniera ha messo insieme l'energia del settore pubblico e del settore privato, che riesce messo insieme a creare delle iniziative di tutto rilievo. Insieme abbiamo creato una giornata di riflessione sulla managerialità e gli abbiamo dato una valenza di tipo nazionale. I nostri relatori in qualche maniera sono tutti relatori fuori regione, l'unico possiamo dire è di carattere regionale, l'amministratore delegato dell'APTA, il dottor Leon Bruni, che però è vicepresidente dell'APTA a livello europeo, per cui con una visione che tutto può essere salvo che locale e provinciale. Questo perché? Perché tante volte si tende a circoscrivere i confronti con un livello territoriale stretto, un ambito ristretto, perché io sono il migliore, ma più si stringe l'alveo è più facile privilegiare, più facile. Molte organizzazioni si compiacciono a livello di autoreferenzialità, di siamo migliori, siamo più bravi, e poi non si misurano con niente. Noi in questo convegno tendiamo a tracciare le nuove frontiere della managerialità. Le nuove frontiere della managerialità perché in un'economia che cambia, chiaramente pure il manager deve fare un attimo di riflessione critica sul suo modo di essere e sul suo modo di operare. Noi in tutta la comunicazione, questo siamo stati magnificamente assistiti dalla dottoressa Katia Napoleone, abbiamo privilegiato il termine, il concetto dirigente nella pubblica e nella dirigente nelle organizzazioni pubbliche e private, intendendo il ruolo del dirigente come un ruolo unico. A mio avviso, a nostro avviso, noi quando parliamo di dirigenza parliamo di una figura professionale certa e definita, che poi possa andare a lavorare nelle organizzazioni pubbliche o possa andare a lavorare nelle organizzazioni private, è un altro tipo di discorso. Il dirigente per sua natura deve gestire organizzazioni complesse, deve raggiungere livelli di efficienza certi, deve essere in grado di creare valore. Semplificando, anche in un'azienda, in una Onlus che non ha per fine la creazione del lavoro, del valore, il dirigente deve creare valore.
deve creare un valore in modo che quel valore possa meglio essere utilizzato per raggiungere le finalità tipiche di quella organizzazione. Io sono convinto, voglio fare poi una riflessione, poi conosco il relatore a cui lascerò la parola in tempo breve, su che cosa sta succedendo in questa nostra nazione, su che cosa sta succedendo in questa nostra economia e che cosa sta succedendo in questa nostra regione. Noi ogni tanto diciamo siamo in crisi, probabilmente dobbiamo fare una riflessione pure sui termini. Per crisi si intende la situazione contingente momentanea. Ieri ne parlavo con il dottor Caponnetto ieri sera, una situazione momentanea che il tempo supererà, che il tempo ci porterà a superare. Noi non siamo in una situazione di crisi, noi siamo in una società che sta creando altri paradigmi, altri assetti sociali, altri assetti organizzativi, altro modo di intendere le aziende. Quindi se ci arrangiamo sul discorso che siamo in crisi, ci fermiamo sul discorso che siamo in crisi, arriviamo alla cosa che aspettiamo un pochettino, le crisi passano, è fatto congiunturale, passano. Se invece pensiamo che il passato non torna più, che si sta creando un assetto mondiale nuovo e diverso rispetto al passato, allora dobbiamo vedere come, pure come dirigenti, e spero pure come classe dirigente, dobbiamo vedere come creare degli strumenti nuovi per affrontare delle realtà diverse rispetto al passato. Nessuno di noi, nessuna categoria, la dirigenza prima di altri, è esente da una riflessione profonda sul modo di essere dirigente. Che cosa dobbiamo fare? Se continuiamo a fare le cose che facevamo ieri, probabilmente questa che noi chiamiamo crisi sarà un dato permanente di povertà, sarà un dato permanente di non creazione del valore. Io mi dispiace, poi non è che mi dispiace, forse mi fa più piacere, che il presidente Luciano D'Alfonso sarà alla conclusione dei lavori, arriverà, però gli vorrò rivolgere tre inviti a fare, perché uno dei problemi, se noi andiamo a vedere che cosa è successo nella nostra regione, noi andiamo a vedere, noi avevamo due realtà, ieri ne parlavo con il dottor Salini, avevamo due realtà nette e separate, che era la Val di Sangro con la presenza di grosse aziende e la Valle, come si chiama, la Val Umano, chiamiamola così, la Val Umano di Teramano, che era fatto da tessuto di piccole aziende. Era fatto da tessuto di piccole aziende, di aziende di carattere patronale. Oggi quella realtà probabilmente è quasi scomparsa. L'Abruzzo ha mantenuto una parte delle sue ricchezze grazie soprattutto alle industrie della Val di Sangro, che quando muore un'azienda di grosse dimensioni, che qualche un po' era un'azienda a conduzione manageriale in cui non c'è il padrone. Nella stragrande maggioranza di quelle aziende esiste solo un gruppo manageriale che le gestisce. Allora una riflessione che viene quasi spontanea, che probabilmente le nostre aziende, quelle del Teramano, per dire, ma pure tutte quelle che vogliono crearsi e svilupparsi, hanno bisogno di fare una riflessione critica su quello che è la dimensione, su quelle che sono le strutture che si deve dare, su quella che è la governance di quelle aziende, uscire dalla governance familiare per passare ad una governance manageriale. Noi poi con gente che riprenderà il dottor Salini, noi abbiamo una
vuol dire un'opportunità, quella di inserire nelle grosse aziende il temporary manager, delle aziende che vanno là per una, che fanno la sfida con l'impresa per fare un percorso pure limitato, anzi limitato nel tempo, per il raggiungimento di obiettivi predeterminati. In questo la politica come ci può venire incontro? Qual è il valore che ci deve portare la politica rispetto a questo indirizzo? La politica c'ha la norma e c'ha le risorse economiche. Allora le piccole aziende oggi hanno difficilmente riescono a sopportare, o quantomeno hanno paura di sopportare il costo dell'inserimento di un dirigente dentro le loro organizzazioni. Se con le risorse che ci sono, perché quelle risorse sono di fondi europei, però ci sono, riusciamo ad abbassare il costo, non la retribuzione, il costo del dirigente, probabilmente molte piccole e medie aziende riusciranno a dotare di figure professionali altamente ad alta competenza che possono contribuire allo sviluppo delle aziende. Forse io dovessi pensare a una figura professionale tipica, di cui oggi hanno bisogno per le realtà che io conosco, di cui oggi hanno bisogno le aziende. Io penso alla figura dell'export manager. Io ero amministratore delegato di un'azienda, sono stato, ci ho messo 3 mesi per individuare una figura e alla fine mi sono dovuto pure adattare perché non si trova. Poi da una parte abbiamo una richiesta di lavoro, dall'altra abbiamo un'offerta che non sono sintonizzate. Per crescere le aziende oggi devono guardare fuori dai confini. Le aziende che guardano fuori dai confini riescono a crescere. Le aziende che guardano fuori dai confini hanno bisogno di inserire dentro le loro organizzazioni delle alte professionalità. La regione di questo deve dare una mano allo sviluppo dell'economia italiana. Un altro punto, io ritengo che in una competizione che bisogna creare una società competitiva, perché nella competizione si crea la ricchezza, nei mercati chiusi, pure il mercato del lavoro non può essere un mercato chiuso, un mercato settoriale, un mercato limitato. Oggi la separazione, qua siamo tra colleghi pubblico e privato, la separazione tra il tuo pubblico e il privato è troppo netta. Ma io conosco molti colleghi del settore pubblico con cui mi rapporto normalmente, che tranquillamente potrebbero trovare cittadinanza ad altri livelli nel settore privato. Conosco altresì molti colleghi del settore privato che potrebbero dare dei contributi notevoli nello sviluppo delle organizzazioni pubbliche. Questo forse bisogna crearlo. Bisogna crearlo perché si crea una competizione del mercato del lavoro, perché si crea una mescolanza delle culture che possono solo fare bene alle organizzazioni. Noi vediamo oggi che chi nasce dirigente nel pubblico muore dirigente professionalmente nella banca, muore dirigente nel pubblico, chi nasce nel privato muore dirigente nel privato. Terzo discorso in chiudo, poi sono dei temi che presenterò al Presidente della Regione, la formazione. Oggi dicevamo che il dirigente non può essere uguale nel tempo. Il dirigente ha bisogno di nuove competenze, ha bisogno di nuove professionalità, ha bisogno di nuove conoscenze. Nel privato esistono i fondi professionali. Il nostro fondo dirigenti, non so che funziona pure molto bene, tra l'altro, che quando un dirigente vuole aggiornare le sue competenze, vuole rinnovarsi, vuole modificare le sue
va al fondo, prende i soldi e si paga la formazione. Naturalmente viene la semplificazione per banale, se volete, no? Però facciamo la formazione. Noi stessi, come Federmanager, la Corsa e Polizia, abbiamo creato una società dentro la federazione che assiste le aziende per la formazione dei dirigenti, e non solo, quelli dei dirigenti dei quadri, in via particolare. Nel pubblico, è vero che esiste, ricordo, una forma di stanziamento di una percentuale sulle retribuzioni, però nei fatti, nel pubblico, la formazione, le risorse della formazione quasi sempre vengono assorbite poi da altre necessità che di volta in volta si creano. E quindi ogni volta che si cerca di fare formazione del pubblico, mancano le risorse. Allora, probabilmente nel tempo si potrebbe creare una dissociazione tra le competenze di cui si riceve il portatore e le necessità delle organizzazioni. Io mi chiamo la mia Ragni, secondo sono cose che da passione, proprio da allungare nelle cose, no? Comunque, queste sono le cose che porremo all'attenzione del Presidente della Giunta. Noi come Federmanager, Giovanni, tu che sei pure l'uomo della borsa, diciamo, no? L'uomo dei soldi, sì, della regione, noi come dirigenti siamo disponibili a collaborare, a dare tutto il nostro contributo in termini di competenze e professionalità, di mettervi a disposizione i nostri saperi, di mettervi. Per cui cerchiamo di creare, dalla borsa, di far partire delle iniziative nuove che raggiungano il risultato di uno sviluppo diverso da quello che stiamo vivendo. Grazie. Ho fornito un utile quadro delle tematiche che verranno affrontate, con particolare riferimento anche a questo termine che all'inizio sembrava un po' azzardato dalla CIDA, osmosi, infatti io l'ho ripreso, però che poi insomma si è rivelato anche abbastanza, non solo appropriato, ma quasi, come dire, anticipa il cambiamento, ed è quello che capita spesso quando si fa riferimento al linguaggio senza le barriere classiche, no? Di chi appunto non riesce a pensare da manager. Riprendo il concetto di Cornelli sulla necessaria osmosi tra il dirigente che lavora in un ambiente pubblico e il dirigente che lavora in un ambiente privato, e soprattutto chiamo il vicepresidente della GDP, Giovanni Savini, a cui facciamo un altro applauso, a cui ci possa dare anche qualche utile consiglio in merito a questi strumenti, come appunto la managerialità temporanea, soprattutto in merito a quelle che sono utilizzi nella, diciamo, nel campo delle potenzialità che abbiamo previsto, potenzialità mi ha anticipato. Grazie. Grazie Katia, sarò brevissimo, buongiorno a tutti. Una battuta, io sono una abruzzese di nascita, come dico, di crescita, poi ho studiato a Roma, ci sono rimasto vincendo fortunatamente molto presto il concorso da dirigente, per 20 anni sono rimasto fuori dall'Abruzzo. Dopo il presidente D'Alfonso, che ringrazio sempre, lo faccio di questo in sua assenza per delicatezza, ha avuto questa follia di chiamare così un quarantenne a fare l'autorità di gestione dei fondi europei e anche l'organismo di programmazione dell'FSC, qui vedo in sala il professor Colderecchio, che ringrazio sempre tanto, con lui collaboriamo in un'altra attività delicatissima, il Dipartimento della Presidenza, il Dipartimento che ho l'onore di guidare, quella della riforma delle province. Abbiamo fatto, stiamo facendo una cosa enorme, perché poi si dice sempre che la pubblica amministrazione non cambia, sta cambiando. Noi abbiamo, grazie all'intelligenza, alla conoscenza della materia del professor Colderecchio, stiamo trasferendo 160.000 di persone dalle province alla regione, trasferiremo altrettante nei prossimi mesi. Insomma, sono tante le cose che stanno succedendo in regione. La regione Abruzzo sta cambiando, spero di, insomma, oggi io sono in una duplice veste, sono in veste appunto di direttore di dipartimento, della presidenza e di vicepresidente dell'associazione dei dirigenti pubblici. Innanzitutto però consentitemi un ringraziamento non formale a Florio. Io ci siamo visti gli scorsi mesi, abbiamo preso un caffè, poi ci siamo fermati a mangiare una cosa e io ho subito capito, ecco,
dall'abruzzese che rientrava dopo 20 anni e che aveva bisogno di avere dei punti di riferimento, come ho detto, Presidente, Simi, Stella Polare, e ho fatto una scelta buona, bisogna saperseli scegliere i maestri, i punti di riferimento. Questo lo dico in particolare ai ragazzi, bellissima l'idea di avere dei ragazzi qui, ai quali oggi speriamo di trasmettere qualcosa e dare qualche buon consiglio per il nostro futuro. Io, insomma, rientravo e non conoscevo più la mia terra, che amo profondamente, ho preso dei punti di riferimento e mi sono fatto dare dei consigli. Ecco, siate bravi a scegliere dei maestri, a farvi dare i consigli giusti, è fondamentale, decisivo. Florio lo è stato, lo continuerà a essere, vero Presidente, per me per i prossimi mesi, e abbiamo avuto l'idea di questo convegno. Con l'occasione ringrazio Katia, che è veramente un reattore nucleare, è stata bravissima, abbiamo preparato assieme un po' il parterre, e ringrazio soprattutto, credo che si stia adoperando come fa sempre, perché lei è sempre il movimento Monica, che è il vero motore organizzativo, grazie, di questo evento che vedo particolarmente riuscito, quindi grazie, ed è da questa capacità organizzativa che si testa la credibilità poi per essere chiamati a traguardi più alti. Mi piace molto, mi è piaciuto particolarmente l'intervento del Presidente Cornelli, perché è proprio il mood che ci siamo dati, come associazione di dirigenti pubblici, noi da diversi anni collaboriamo con il Presidente Ambrogioni, adesso con il Presidente Cuzzilla, perché per noi il dirigente è uno solo, non c'è una netta divisione tra dirigente pubblico e dirigente privato. Certo, ci sono delle specificità, con i colleghi ieri sera ricordavamo quanto è difficile per il dirigente pubblico gestire il personale. Io insomma adesso ho 120-130 persone, di cui molte in età avanzata, è difficilissimo, senza avere lo strumento, gli strumenti che hanno i manager privati per andare avanti la baracca, bisogna lavorare di stimolo a più livelli. Però sono d'accordissimo con quello che diceva il Presidente Cornelli prima, l'osmosi è anche una sana, no? Competizione per le migliori posizioni, può solo che aiutare tutta la categoria, perché noi siamo una categoria, ecco, mi rivolgo in particolare al Presidente Ambrogioni, al Presidente Cuzzilla, noi dobbiamo avere l'orgoglio di dire noi siamo una classe dirigente, questa è una battuta che rubo al mio Presidente, al Presidente Savarino, noi in questo paese che ha tante problematiche che si va, io spero, riprendendo da una crisi, la crisi peggiore del dopoguerra, noi dobbiamo essere un punto di riferimento, ecco, ritorno a un punto di riferimento per tutto il territorio. Io sono tornato qui nella mia amata regione un anno e mezzo fa e mi sono buttato con, spero, impegno e comunque da parte mia passione per far riprendere lo sviluppo di questo territorio. Ho avuto l'onore di avere la gestione dei fondi europei e la misura alla quale faceva riferimento il Presidente Cornelli e che non vi nascondo è stata da me concepita anche a seguito dell'interlocuzione con il manager e col Presidente Cornelli, il temporary manager, ecco, posso essere un po' brutale, io ho detto avrei menato un po', io, e lo dico ai ragazzi che vedo, sono tornato qui in Abruzzo dopo 20 anni e con un po' di amarezza ho ritrovato un Abruzzo ancora arretrato, con una mentalità, prima il Presidente l'ha detto in maniera più diplomatica di me, più elegante, con una mentalità ancora familistica, localistica, patronale. Il tessuto produttivo abruzzese, caratterizzato da piccole e medie imprese, è un tessuto produttivo in cui l'azienda passa di padre e figlio non per meriti acquisiti sul campo, ma perché sei figlio del padrone. Questo è italiano, questo sta producendo un handicap competitivo per il nostro sistema produttivo. Le aziende, specialmente, facevamo un'analisi lucidissima, Presidente, prima, del Teramano, stanno chiudendo perché piccole, senza innovazione, senza la spinta all'internazionalizzazione, alla quale giustissimamente prima il Presidente faceva riferimento, non ce la fanno a competere con i contesti internazionali. Ora, le strade sono due, o l'Abruzzo capisce che così non va e bisogna cambiare radicalmente, oppure semplicemente queste aziende andranno fuori mercato. Io le posso aiutare, le sto aiutando con le misure previste nel porto, però ecco, da solo il pubblico non basta, ci vuole un cambiamento di mentalità anche e soprattutto del privato. Io ho detto quando ho presentato il 25 e 26 maggio, abbiamo avuto i
comunità di sorveglianza di Fed delle FSE. Ora, senza entrare troppo nelle tecnicalità, sono i due maggiori fondi europei che abbiamo a disposizione. Cubano, per la dimensione abruzzese, abbastanza denari, 231,5 milioni di euro per Fed e 142 milioni di euro per FSE per 7 anni. Molti soldi, 45 milioni ad esempio per Fed, vengono messi sull'innovazione e la ricerca. Sfidando il sistema produttivo abruzzese a fare più innovazione e più ricerca. Ho messo dei soldi per la misura alla quale faceva riferimento il Presidente Cornelli, i temporary managers. Io do la possibilità, i bandi che stiamo scrivendo adesso usciranno nei prossimi mesi, daremo la possibilità alle imprese abruzzesi di avere una quota parte pagata del compenso di manager. Adesso vediamo se loro sapranno cogliere questa opportunità. Io dico sempre, se Bill Gates, più grande probabilmente imprenditore della storia moderna, dopo alcuni anni che gestiva personalmente Microsoft, ha deciso di fare lui altro e di affidarsi a managers, come dire, più lui fa le invenzioni, la gestione l'ha affidata ad altri. Ecco, dobbiamo tutti imparare. Io spero che il contesto abruzzese impari a fare più ricerca, avere più rapporti con l'università, a ragionare in termini di internazionalizzazione. Io sono ancora sconvolto, mi capita spesso, pensando a fondi europei, di fare convegni internazionali. Io cerco sempre di parlare in inglese quando ho un contesto internazionale. Mi vedo rappresentanti dell'industria abruzzese che non spiccicare una parola in inglese. Ecco, mi rivolgo soprattutto ai giovani, studiate l'inglese, pensate in inglese. Pensate in inglese, cercate proprio almeno voi di fare il salto che i nostri studenti della scuola non riescono a fare. Un concetto però fondamentale, e qui concludo molto velocemente, insomma, il mondo si sta muovendo con una velocità incredibile. Ieri riflettevo per un altro convegno, è stato molto interessante quanto India, Indonesia, noi pensiamo sempre solo alla Cina, attenzione, non è solo la Cina, siano oramai competitive. Io penso che questa regione in generale, che abbiamo degli industri ospiti di livello nazionale, in generale il nostro paese ha tante energie, tanta inventività, sta a noi saperla valorizzare. Secondo me la chiave di questo convegno, che è la chiave di questo incontro, che è la chiave giusta, noi siamo classe dirigente, dobbiamo fare sinergia tra manager privati, dirigenti pubblici, essere un punto di riferimento per l'intero paese e per quello che qui ci occupa questa bella mattina, per il nostro amato territorio abruzzese. Grazie a tutti. Grazie. Mi prendo le parole di Giovanni Salvini sulla virtuosità necessaria che bisogna avere nell'affrontare la situazione di difficile crisi o cambiamento, barra cambiamento, che ci ritroviamo a vivere. Vorrei presentare a questi ragazzi, vorrei fare un regalo, perché si tratta di un regalo che faccio a questi ragazzi, un'azienda che Federmanager ha avuto modo di visitare grazie ad Antonio Annibale, che ha creato dei gruppi di lavoro, sto parlando dell'Aftar Italia, vicepresidente Aftar Europa, uno dei gruppi che abbiamo poc'anzi presentato, perché è più difficile tante volte stabilire quelli che sono i capitoli del successo per arrivare al successo, e questo lo sapete bene perché voi ragazzi soprattutto studiate, che presentare la sintesi della buona managerialità. Utilizzo un termine, eccellenza, ma credo sinceramente che per l'APA sia anche forse un po' poco parlare di eccellenza. Non amano molto le vetrine, non amiamo molto, diciamo, dire ciò che facciamo, ma all'interno del prodotto che produce esiste una parola, meritocrazia. E devo dire, lo sanno fare bene, mi piacerebbe che Bruno Leoni presentasse in un certo modo insomma, il suo circolo virtuoso. Prego. Facciamo un tecnico per il PC, così abbiamo anche la presentazione. Grazie Katia. In 34 anni di attività, questa è la seconda volta che faccio una presentazione a un pubblico esterno a quello del gruppo. E noi ti ringraziamo perché lo sappiamo.
Grazie, ringrazio il Presidente Corneli per l'invito a questa giornata e ringrazio anche Antonio che mi ha coinvolto in questa esperienza e spero sia solo all'inizio. Infatti Antonio Alisio questa mattina ha presentato i gruppi di lavoro che abbiamo lanciato in maniera trasversale con alcune aziende abruzzesi, gruppi di lavoro che sono nati sulla base dell'entusiasmo, sulla base della voglia di far vedere cosa gli abruzzesi sono in grado di fare. Fino ai giorni nostri. È una società che fattura circa 2,3 miliardi nel 2015, 2,3 miliardi di dollari, è suddivisa in tre segmenti, il segmento più di norma, e io sono responsabile delle operation in Europa per il responsabile per il segmento più di norma, parliamo di circa 20 stabilimenti, poi il segmento più di norma si occupa prodotti per la beauty, cura del viso, cura del corpo e cura della casa. Il segmento pharma si occupa dei prodotti relativi al settore medicale e il segmento food and beverage che si occupa del food e del beverage.
Un altro ruolo che ho all'interno del gruppo, questa volta è rivolto direttamente al CEO del gruppo stesso, che è a Chicago, è il Business Process Management, una delle metodologie che negli ultimi anni stanno prendendo piede, soprattutto nelle aziende multinazionali, orientate al continuous improvement, al miglioramento continuo dei processi aziendali e allo stesso tempo alla standardizzazione dei processi aziendali in tutte le aziende. In tutte le aziende, il caso nostro in tutte le 47 aziende che sono presenti in 19 paesi del mondo. APTA nasce come Bitway tanti anni fa. Nel 93 Bitway, che era una società che aveva interessi nel settore del packaging, nel settore elettronico e nel settore dei trasporti, fa uno spin-off e genera una nuova società completamente focalizzata al packaging. E il nome di questa società viene dal latino aptare, APTA, che sta proprio a indicare adattarsi, flessibilità. A scuola, i ragazzi pensano, lo abbiamo appena studiato, abbiamo studiato l'evoluzione con Darwin, e Darwin diceva non è la specie più intelligente o più forte che sopravvive, ma è la specie che riesce più ad adattarsi ai cambiamenti della natura. Ecco, l'adattamento è una delle caratteristiche del DNA di questa società a partire da noi. Peraltro questo nome l'ha scelto il primo CEO della società, che era un CEO tedesco. Parliamo di uno degli eventi di successo di questa società, che è poi la parte prevalente del manager, lo spirito dell'azienda. Lo spirito dell'azienda che è quel qualcosa di invisibile, che influenza il comportamento delle persone, non solo dei manager, ma di tutti gli stakeholder all'interno dell'azienda, in una unica direzione. Questo spirito di APTA è costituito dalla visione. Cosa vogliamo essere nel lungo termine? Dove vogliamo andare? Noi abbiamo una visione fino al 2030, quindi abbiamo tanta strada davanti a noi. Tutte le strategie sono basate, fanno riferimento a questa visione, che è l'elemento trainante delle azioni e del cambiamento di cui parleremo in seguito. Ma alla base della visione c'è il credo, i valori fondamentali dell'azienda, i valori fondamentali che riguardano le modalità con le quali noi trattiamo le nostre risorse, con le quali noi ci relazioniamo con le nostre risorse. Noi consideriamo le risorse importanti, abbiamo fiducia, vediamo le risorse come elemento di successo, indipendentemente dal loro ruolo in azienda. Sono il dirigente massimo, sono il capoturno, sono l'operatore, sono colui che ha detto alla segreteria. La risorsa ha valore a prescindere dal proprio ruolo. Ci sforziamo di attivare il valore di gruppo. Ecco, quando Antonio ha proposto le attività trasversali all'interno della regione Abruzzo, per me è stata un'apertura, ma è stata una cosa bellissima, perché ho detto finalmente possiamo parlare non solo con francesi, tedeschi, americani, cinesi e chi più ne metta, ma possiamo parlare anche con i nostri vicini di casa di cose belle, di cose che fanno crescere l'azienda, di cose che permettono al manager di effettuare la propria missione al meglio. Ma come mettiamo in pratica i valori, il credo dell'azienda, il credo in cui ogni persona dell'azienda si riconosce? Attraverso piccoli comportamenti quotidiani. Sono piccole cose che hanno a che fare molto con la nostra matrice anche cristiana, piccoli comportamenti quotidiani. Condividere la visione, che cosa bellissima. La visione non è fatta per il CEO, per il direttore generale, per l'amministratore delegato, per il presidente del segmento. La visione è una cosa che guida il comportamento dell'azienda, è alla base della strategia e va condivisa con tutti quanti, ecco, anche con la persona che è a bordo macchina. Ma lo rileggerò tutti, creare entusiasmo presso le persone. L'entusiasmo è un'energia gratis, non costa nulla, ma l'energia è un'energia che produce tanti risultati. Le persone non sono mai stanche se sono guidate dall'entusiasmo. E un'altra bella cosa che riguarda in maniera particolare il manager, dare l'esempio, walk the talk. Il manager deve dare l'esempio, si deve fare questo. I
sono un manager, io sono il capo, lo devi fare tu. No, il manager deve dare esempio, l'attenzione ai costi, l'attenzione alle persone, l'attenzione alla soddisfazione del cliente, l'attenzione alla qualità, attenzione ai beni dell'azienda, la trasmissione e l'implementazione della visione, la condivisione della visione, ma anche la messa in pratica della visione, la messa in pratica dei valori. I valori che non valgono solo per l'operaio o per il manager, il responsabile, il coordinatore, valgono soprattutto per il manager. E poi ancora, trattare gli altri come si vuole essere trattati, che è pure una cosa che ha a che fare, ripeto, con la nostra natura, origine cristiana, matrice cristiana, che cosa bellissima, no? Ecco, ma quante volte ci è capitato, quante volte, vi invito a riflettere, quante volte avete riflettuto sulle parole o sul vostro comportamento con le persone che vi sono intorno? E quante volte magari mi viene in mente, ma se qualcuno avesse usato le stesse parole nei miei riguardi, non sono sicuro della mia reazione. Questa è una cosa che proviamo sistematicamente a mettere in corso. Certo, è un grosso sacrificio. Ho un'altra bella frase, fare il primo passo, che sono un po' come porgi l'altra guancia, ecco, c'è stato un problema, c'è stata una discussione, non aspettare che sia collega che venga a dirti ma guarda, ma fai tu il primo passo. Ho un'altra cosa ancora più bella, non punire l'errore è un elemento di miglioramento continuo. E poi se c'è l'errore, la prima responsabilità è dell'azienda e del manager, perché se le persone fanno gli errori è perché non sono chiare le specifiche, perché non sono chiare le procedure, perché non è chiaro il contesto, e per questa ragione se le persone fanno gli errori. Del resto siamo tutti mediamente intelligenti, nessuno di noi intenzionalmente fa l'errore, e se dovesse farlo intenzionalmente è perché è arrabbiato, è perché c'è qualcosa che non va. È il manager che deve capire, è l'azienda attraverso il manager che deve capire il comportamento delle persone. E poi l'ultimo, dare il feedback positivo e negativo. È bellissimo dire le cose sono andate bene, ma quante volte lo diciamo? Noi di regola ci rivolgiamo alle persone solo quando le cose non vanno male. Ehi, la produzione di ieri, lo scatto del mese passato, il risultato di quest'anno non va bene. Ho capito, va bene, ok. Però riconosciamo le persone anche quando le persone fanno bene. Ora parliamo di come ACT trasferisce lo spirito o dà i primi input di spirito ai propri manager. Attraverso una corporate university, che fa training sulla leadership, e abbiamo tre livelli di training. Training per il top management, training per il middle management, e training per un livello che vi regola per le aziende che viene dimenticato. Mi riferisco al livello dei capigruppo, dei coordinatori, coloro che sono a contatto sistematicamente con le persone che fanno la produzione, che producono i servizi, che sono a contatto con il pubblico, con i quali nessuno parla. E queste persone, quelle che fanno da bridge tra il vertice dell'azienda, chi fa le strategie, chi poi mette in pratica le cose, quindi produce i prezzi per i clienti finali, deve soddisfare i bisogni del cliente. Ecco, prima da bridge dobbiamo avere persone che siano in grado di fare i leader e non i tecnici. Sottolineo questa cosa in maniera particolare, perché nella maggior parte dei casi, per riferimento a aziende industriali, nella maggior parte dei casi, noi prendiamo il miglior meccanico e gli facciamo fare il capolavoro. Una cosa è sicura, abbiamo perso un buon tecnico, ma poi la certezza di avere un buon manager deve ancora venire, perché il capolavoro è sicuramente un buon tecnico, ma non abbiamo la prova che sia un buon gestore di uomini. Di che cosa parliamo durante queste sessioni di leadership? Diciamo che non ci sono grosse differenze tra i tre livelli, ecco. Ma di che cosa parliamo? Della storia dell'azienda. Adesso un'azienda che nasce con due diverse radici, 1940-1960, diversi aneddoti dell'azienda, diversi punti più importanti, diversi manager che hanno caratterizzato la crescita dell'azienda. Racconto un episodio che riguarda le aziende della Val Pescara, e mi riferisco a un incontro di un ingegnere di origine abruzzese che va al nord a fare fortuna e fonda diverse aziende, e l'ultimo
questa azienda a Milano. Viene in un'estate, fine anni 70, in vacanza in Abruzzo, lungo il corso di Chieti, penso che molti di voi conosceranno il corso di Chieti, lungo il corso di Chieti, sotto il portico del corso, di fronte al Bar Vittoria, incontra Arduino Roccioletti, che aveva appena completato, o stava quasi completando, il suo ruolo di sindaco della città di Chieti, e aveva anche una funzione politica di coordinamento, che se non conosco in dettaglio perché a quell'epoca facevo ancora lo studente, aveva una funzione di coordinamento nell'ambito politica, nell'ambito della Rottescara. E i due parlano, si raccontano la propria storia, e alla fine il ingegnere dice: ah, sai, io ho un'azienda a Milano che è fortemente sindacalizzata, non so come fare, e la sposto a Sarre, in Valle d'Aosta, mi pare. E perché dice sto Arduino Roccioletti? Perché mi danno il terreno libero, mi danno il terreno gratis, mi danno dei soldi, dei finanziamenti. Allora lui dice: ma benvenuto in Abruzzo, tu ingegnere abruzzese, torna in Abruzzo, ti aiutiamo noi, e nasce SAR, da Sarre, e nasce SAR, che poi diventa, che poi viene acquisita parzialmente fine anni 80 da ATA, poi diventa completamente ATA, inizia anni 90, si chiamerà ENSAR a partire dal 2000 e diventata ATA Italia a partire da un anno e mezzo. E questo è semplicemente un piccolo dettaglio di delle cose che parliamo, che creano entusiasmo tra le persone, creano interesse. Oh, ma guarda, se i due non si possono incontrare, che io non sarei qua, se i due non si possono incontrare, stavo facendo non so che cosa, da qualche altra parte, magari operare, intorno operare da qualche altra parte. Allora, poi, a parte questo, si parla dello spirito, esempio personale, di esempi personali, e poi soprattutto si parla di alcune cose che il manager deve saper fare. La gestione della critica è semplicissimo, rivolgersi al collega che ci sta di fare che dire: ma hai fatto un lavoro che fa schifo, ma non va bene, ma perché non siamo lo stesso tenore, le stesse parole, quando invece ci rivolgiamo al collega che magari ci sta simpatico perché facciamo lo sport insieme, o che, con il quale, o con cui andiamo a cena la sera. Ancora tante cose da dire. Va bene, quindi la gestione della critica, la gestione del conflitto, perché se il conflitto non viene gestito a livelli più bassi, poi social con il licenziamento. Licenziamento di persone che all'inizio erano bravissime, ma alla fine sono diventate non più brave o contro gli interessi dell'azienda. E un'altra cosa fondamentale, ne abbiamo parlato, ho sentito parlare prima, un'altra cosa fondamentale è la gestione del cambiamento che il manager deve saper fare. Esiste un processo che è uguale per tutto: quando assumiamo una nuova persona, entriamo in un mercato nuovo, acquistiamo una macchina nuova, facciamo un prodotto nuovo, è uguale per tutti, lo shock. Ma che cos'è questo? La negazione: ma che ci serve una macchina nuova? Ma andiamo tanto bene, la macchina vecchia, essendo prodotto, sappiamo come aggiustarla. Oppure il mercato nuovo: ma che ne sai, i clienti non saranno d'accordo. Oppure ancora un ingegnere nuovo: ma questo non capisce niente, io ho tutta l'esperienza, ma abbiamo bisogno di un ingegnere nuovo. E via dicendo, fino a tutti gli step, fino appunto alla comprensione e all'accettazione. Solo dopo l'accettazione possiamo portare avanti il processo di cambiamento. Se non arriviamo là, diventa difficile completare questo processo. E alla base di tutto c'è la visione di lungo termine. Vabbè, questa dovrebbe essere l'unica slide interattiva, purtroppo non ci sono riuscito. Comunque, c'è una cosa che il manager, una caratteristica che il manager deve avere. Non esiste un manager senza questa caratteristica non può essere un manager, e questa è una caratteristica che un manager o ha o non ha. Un manager o una persona o ha o non ha. È l'orientamento ai risultati. L'orientamento ai risultati è la cosa fondamentale, la cosa che fa la differenza tra un manager vero e uno che è stato messo là perché non si sapeva cosa fargli fare. Insieme all'orientamento ai risultati abbiamo la fiducia nelle persone. Le persone che sono intorno a noi non vogliono crearci problemi, non vogliono collaborare, ecco, diamo fiducia, diamo spazio, il pensiero positivo. Stamattina, un'altra giornata di lavoro, ma no, è la cosa più bella del mondo. Mettiamo in campo le idee, facciamo girare il motore dell'azienda con entusiasmo, gestire le risorse, è la cosa più importante del manager. Focus sulle priorità, la visione globale e soprattutto l'orientamento dei punti di forza. Tante volte ci vanno a
non è bravo in questa cosa, adesso gli facciamo fare un corso. No, pensiamo alle cose positive. Ecco, voglio sottolineare tutti questi aspetti, perché questi sono fondamentali per il successo del manager, per il successo dell'azienda e poi per il raggiungimento dell'eccellenza, che vedremo poi quando parlerò. Allora, vabbè, anche questa deve essere interattiva comunque. Perché un'azienda esiste? Due aspetti: la necessità di innovazione dei dipendenti, degli stakeholder, e la soddisfazione del bisogno del cliente. Quindi stakeholder che hanno interesse di essere remunerati, lavorano con entusiasmo, generano servizi o prodotti che vanno a soddisfare l'altro elemento prevalente, che è la soddisfazione del bisogno del cliente attraverso prodotti competitivi, adeguati in termini di qualità, la qualità, voglio sottolineare la qualità del servizio, la qualità del prodotto, che poi consentono al cliente il riconoscimento del lavoro fatto e quindi il pagamento. Una volta che c'è il pagamento, il profitto e quindi il soddisfacimento del bisogno di remunerazione dello stakeholder. Adesso parliamo di Alta Italia, che come ho detto nasce come SAR, EMSAR e oggi EMSAR dovrà essere lo stabilimento di Manopello e oggi Alta Italia. Caratteristiche di questo stabilimento: innanzitutto un management completamente italiano, ecco, in un'azienda multinazionale non è sempre semplice, un management completamente italiano, promozioni che vengono solo dall'interno, tutti i manager sono persone che hanno cominciato con noi da zero, dalla tesi, se parliamo di persone laureate, o da subito dopo la scuola, hanno cominciato a generare idee che noi abbiamo facilitato e abbiamo implementato. E poi l'entusiasmo, penso di trasferire entusiasmo che i miei colleghi mi trasferiscono, perché io cerco di trasferire quando mi capita, e soprattutto profittabilità, perché un'azienda fatta di persone entusiaste genera profitto. Alta Italia fatturato nel corso dell'anno anno qualcosa sopra i 130 milioni di euro e dall'inizio degli anni 90 ha una profittabilità superiore ai 2 dígiti secondo le US GAAP. Sempre parlando di Alta Italia, le certificazioni, ho parlato delle persone, ma dietro le persone c'è un sistema, c'è un'infrastruttura, le certificazioni. Alta Italia posso dire che è una delle aziende più certificate, anzi in assoluta è l'azienda più certificata all'interno del gruppo Alta. Vi invito a trovare aziende in Italia con tutte queste certificazioni, le ISO 9000, 14001, le SA 8000, ma l'etica, il manager deve essere etico, l'azienda etica, l'ARG Management, le ISO 50001, la OSHA 18001, per esempio, sono tutte certificazioni che nel corso degli anni noi abbiamo implementato sotto la spinta dell'entusiasmo, della voglia del miglioramento e che sistematicamente manteniamo aggiornate e che creano tutto quell'entusiasmo a cui ho fatto riferimento più una volta. Poi una slide in maniera particolare concentrata sulla sostenibilità. Noi siamo una società fortemente sostenibile. Ecco, Ingegner Del Bianco, il primo che ha messo il seme della sostenibilità nella nostra azienda, è stato Massimo, suo nipote, che ha seminato questo virus della sostenibilità quando all'inizio degli anni 2000 ci ha spinto verso la certificazione 14001 e da là siamo andati avanti. E mi riferisco al direttore generale, quello che manca qui è l'utilizzo dell'intermodale. L'intermodale, quante volte si parla dell'intermodale e noi invece non riusciamo a far partire questo treno. Altre società del gruppo usano il treno in maniera abbastanza consistente. Noi che abbiamo l'interporto a un chilometro di distanza di uno stabilimento che fa girare 600.000 cartoni all'anno, non possiamo utilizzare l'intermodale. Ecco, fate uno sforzo per completare questa strada. E poi ancora la tecnologia è figlia della lungimiranza del presidente che mi ha preceduto nella società, il precedente amministratore delegato Francesco Mascinelli, che dall'inizio ha visto nella tecnologia la possibilità di fare la differenza. Florio l'ha citato prima, ecco, una macchina che fa 25.000 pezzi a ora, un motore che porta due macchine fa 50.000 pezzi a ora. Quindi da fare il conto di quanto è il rapporto
pezzo il costo del lavoro, è minimo, i cinesi siamo noi che esportiamo verso la Cina e non il contrario. Tecnologia che parte dall'intenzione stampata, completamente automatizzata, ci sarebbe tante cose da dire, macchine che fanno fino a 1000 pezzi ore, è un magazzino automatico con tanto di movimentazione automatica che è stato implementato nel 1997, ecco, per darvi un'idea, parliamo di 19 anni fa. Finisco, e tutte queste belle cose, che cosa fanno? Fanno un'azienda fatta di persone entusiaste, motivate, e per due anni consecutivi Alta Italia è stata nominata come Best Place to Work. Concludo. Allora, la visione. Chiari, condivisi e messi in pratica da tutti, dal primo in testa fino all'ultimo, perché siamo tutti importanti. Il pensiero strategico di lungo termine, certo, siamo in un momento di difficoltà, ma dopo che ci sta, ecco, ci sta la soluzione, ci sta, facilitiamo la vita degli altri, c'è la soluzione, vogliamo andare lì. L'orientamento al risultato, come dicevo prima, che è la caratteristica prima che il manager deve avere, il miglioramento continuo, l'aggiornamento sistematico, la motivazione e l'entusiasmo delle persone che conseguono a tutte queste belle cose che ho appena descritto, tutti questi aspetti fanno di Alta Italia un'eccellenza nel contesto mondiale che ci viene riconosciuta da tutti i clienti, mi riferisco a L'Oreal, mi riferisco a Procter & Gamble, mi riferisco a Unilever, mi riferisco alla Henkel, mi riferisco a Fiat del settore americano, tutti i clienti grossi, multinazionali, vengono a trovarci, tanto di cappello, complimenti per questa azienda che avete costruito qui. Grazie. L'esperienza che condivido con i miei colleghi Enrico Bonelli, Chiara Ferri, Alberto Di Bartolomeo, Enzo Naso e tanti altri, Andrea Scorcia, ingegnere dell'Italia, Andrea Scorcia è una delle persone fondamentali nell'ambito di questa organizzazione, e anche lui come me ha un ruolo europeo nell'organizzazione. Grazie. Dobbiamo velocizzare un pochino gli interventi perché i tempi si stanno stringendo. Intanto invito gli interlocutori, scusate, i miei relatori a risalire sul palco. Colgo lo spunto dato da Bruno Bruno in merito al circolo virtuoso e per Stefano Buzilla in merito a quelli che sono gli skills, approfitto anche per utilizzare un termine inglese, visto che Giovanni giustamente ha sottolineato il fatto che non utilizziamo mai l'italiano, bisogna iniziare a pensare in inglese. E qual è appunto la figura dell'innovation manager che può appunto sostenere una possibilità per l'economia del territorio? Prego. Certo, posso fare due minuti solo. Io sono arrivato, gli amici carissimi, cui uno per tutti il sindaco di Pescara, che è il nostro padrone di casa, che ci tenga a salutare, vorrei venisse un attimo a fare un saluto della comunità. Colgo l'occasione pure per salutare l'assessore delle politiche sociali, il dottor Giuliano Diodato, mio amico fratello, in un'altra vita, e poi il professor Michele Boccia, che è il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Cappelli, di cui ho avuto l'onore di, con cui ho avuto l'onore di collaborare in consiglio d'amministrazione. Benvenuti e grazie. Non so se ci sta qualche altra grande amica a salutare, scusate se mi sfugge qualche autorità consentita, però, perché non posso conoscere tutti quanto sono regionale. Poi ho fatto un intervento degno di Verre, voi lo avete scritto, cittadino onorario, cioè quel signore che ha segnato il gol che ha dato la Serie A. E dunque questo è un fine settimana di festa a Pescara, perché questa appunto
celebrazione della Serie A coincide con un'iniziativa in corso di svolgimento, si tiene ormai da 6 anni, che si chiama Iron, che è una cosa che attira ogni anno 10.000 persone che corrono la bicicletta e nuotano il triathlon. Però ci credevamo anche con l'assessore Diodati, che mi ha accompagnato in una mattinata di giri vorticosi, a fare un passaggio qui. Innanzitutto perché, come dire, noi siamo persone educate e ci fa piacere rispondere all'invito di un caro amico che è appunto Florio Cornetti. E poi perché qualche volta il titolo del convegno non lascia indifferente il sindaco, perché pensare da manager nell'organizzazione pubblica, nell'organizzazione privata, è qualcosa con cui chi ha responsabilità di governo deve confrontarsi tutti i giorni. E dunque cosa fa un amministratore pubblico? Insegui e fai una specie di due diligence dei conti del tuo comune. Passi molto tempo a rimetterli in sesto. C'è una lotta agli sprechi, alle inefficienze. La pubblica amministrazione deve fare passi avanti, ci sono tanti margini su cui operare. La prima cosa che mi viene in mente, andando gli occhi al soffitto, la luce, l'illuminazione, abbiamo chiesto sostanzialmente ad una società partecipata pubblica del comune, una società partecipata pubblica che funziona, perché le partecipate pubbliche non necessariamente devono generare inefficienza. Abbiamo chiesto, diceva questa società, che Pescara ora energia, prima gas, di occuparsi dell'illuminazione dei palazzi pubblici a cominciare dalle scuole. Pensiamo che questo sia cosa buona e giusta, perché consente un piccolo risparmio di spesa che moltiplicato per gli anni genera valore. Ma poi credo ci sia anche la necessità, e mi ha colpito l'intervento del relatore che ho ascoltato, a proposito della la visione. E allora devi cercare di perseguire nell'emergenza quotidiana che oggi la pubblica amministrazione, perseguire degli obiettivi faro, guida, delle priorità, in una parola. E penso che Pescara abbia bisogno di evitare di avere approcci bindarici alle cose. Io cerco sempre un sano pragmatismo. Allora credo che questa città, che è la mia città, è una città fortemente attualizzata, povera in territorio, i suoi 33 km quadrati ne sono pieni, ne sono saturi, abbiamo una densità abitativa che ci pone al quinto, al sesto posto delle classifiche italiane. Però abbiamo ancora una serie di occasioni di trasformazione urbana aperta, la più importante delle quali, io credo, sia l'area di risulta, ed è quello su cui abbiamo appuntato le nostre intenzioni, le nostre attenzioni. Abbiamo speso 2 anni di lavoro che stiamo cominciando a presentare in questi giorni. C'è un invito ufficiale che rivolgo anche da questo palco a essere presente, chi fosse curioso, il 16 giugno, in occasione di un confronto pubblico che si trasforma verso l'Urban Center, un luogo scelto in modo non a caso, perché è il luogo in cui si devono dibattere le trasformazioni umane. Ecco, noi vogliamo presentare il senso di un'operazione su cui abbiamo studiato, per la quale ci siamo affidati ad un advisor che ci ha descritto uno scenario economicamente sostenibile, partendo da ambiti diversi, uno scenario di massima molto più grande e uno scenario invece molto più piccolo, e ci siamo concentrati su un obiettivo target. Questo e molte altre cose cercherò di spiegarle nel, il giovedì prossimo, però è in qualche modo fuori discussione che gli approcci che ora si deve avere alle grandi questioni che sono complesse sono, io penso, approcci sempre sostenuti da realismo finanziario, e noi vogliamo verificare se questa ipotesi astratta è contendibile sul mercato. Intendiamo cioè addivenire ad un bando pubblico per verificare se quando ci scrivono su un pezzo di carta, argomentando in modo convincente, per esempio, non possono in sede di classe di tempo fare almeno un accenno a questo. Io ho sempre pensato, in astratto, che l'operazione era di risulta fosse sostenibile nel momento in cui vi era un valore immobiliare importante da mettere in campo. Traduzione, se io faccio fare una torre direzionale nel parcheggio, attuale parcheggio davanti al Bingo, e leggo questa torre all'intera operazione che prevede il parco, i parcheggi, la comunità connessa, tutto questo diviene più semplice. Le nostre osservazioni sono esattamente in direzione opposta, cioè che la grande operazione immobiliare di 80 milioni di euro finirebbe per appesantire molto l'operazione, a renderla assai poco contendibile. Quindi paradossalmente una modesta quota immobiliare di
residenziale da un lato e commerciale dall'altro, può aiutare l'operazione. Quando di commerciale ne approfitto per dire che dentro un parco, certo non ci metto il supermercato, però immagino uno spazio affinché ci possa essere un bar, un ristorante, un atelier, un luogo in qualche modo di riempire vite, dunque di controllo sociale, una realtà pubblica che è parte durante la funzione, figuriamoci, esposta ai eventi della marginalità sociale. Comunque queste così, indicazioni, bisogna essere rapidi perché certamente il tempo è prezioso, vi diamo un buon proseguimento di gioco e grazie ancora del tutto. Grazie.